senti. Ciao a tutti Glofemini, bentornati nel primo video del 2020. Siamo nella nuova decade, quindi buon anno a tutti, buon inizio a tutti, si parte subito alla grande. E partiamo subito con un mega video haul di Shein, approfittando anche del fatto che ci sono i saldi e che quindi potrete fare shopping risparmiando anche qualcosina. Iniziamo benissimo questo 2020, ma prima di iniziare vi ricordo che ho anche un codice sconto che potete utilizzare su Shein, ve lo lascio qua, ed inoltre vi invito ad entrare nella nostra community su Facebook Senza Soldi Ma La Moda, oltre che seguirmi su tutti gli altri social ovviamente, perché lì ogni giorno pubblichiamo tantissime offerte, tantissimi outfit e tantissimi consigli moda. Tutti i link utili, come anche tutti i link dei capi che vedrete in questo video, sono nell'info box. Il primo capo che vi faccio vedere è questo maxi dress pullover. Lo cercavo da tanto uno simile, in modo da poterlo indossare con le calze e con degli stivali, ma anche con dei stivaletti a calzino, ed io l'ho amato subito. Lo abbino sempre, anzi sempre con una cintura in vita, perché trovo che per la mia tipologia di fisico mi vada meglio così. Attenzione, la cintura non è in dotazione, ma fa parte di un altro acquisto vecchio di Shein, quindi la potrete trovare a pochissimo, magari ve lo lascio anche nell'info box. Ha anche due spacchi laterali, quindi state ben attente a calibrarlo e soprattutto ad utilizzarlo con le calze ovviamente. Questo ho preso una S e mi veste benissimo. Probabilmente sono l'unica persona che a gennaio d'inverno, pieno inverno, acquista un vestito felpa color arancione accesissimo, ma lo sapete che io adoro i colori e quindi non potevo lasciarmelo sfuggire. Non vi preoccupate, perché è disponibile anche in colori un po' più sobri. È un semplicissimo vestito a felpa, quindi veramente un modello semplice, il tessuto è il tipico della felpa, ma non è felpato, quindi non è caldissimo dentro, è adatto anche per quando arriverà tipo marzo, aprile. È a collo alto, il che lo rende anche abbastanza versatile per l'inverno, ma attenzione perché non arriva anche in questo caso in dotazione della cintura che io metto sempre, l'avete capito? Questa qui è una cintura un po' vecchia in realtà, ma mi piace molto lo stile, un pochino tipo e-girl, quindi con questi cerchi in metallo. Secondo me sta veramente bene con una felpa del genere. Di questa felpa anche ho preso una S e mi piace. Le più affezionate si ricorderanno che di questo maglioncino ne avevo preso già un altro, ma blu elettrico, e di certo non mi potevo far sfuggire il colore che amo di più in assoluto, ovvero rosso. Solito modello, maniche a campana, a costine, abbastanza leggerino, quindi da indossare con qualcosa sotto se siete molto freddolose. Ed è inutile che vi ripeta anche che è disponibile in tanti altri colori. Questo ho preso una S e io l'altro l'ho usato tantissimo, quindi sicuramente anche questo lo userò tantissimo. Aspettate, prima di dire qualsiasi cosa su questo body, non so che cosa mi ha preso, ed è tanto che volevo qualcosa tipo bralette, però la bralette mi sembrava sempre troppo vuota perché io non ho tette, e volevo qualcosa da indossare con il blazer nero, con un paio di jeans e un paio di stivaletti a calzino. Questa era l'idea del mio outfit. Effettivamente questo body è molto bello, certo è un pochino osè, vabbè, ma vabbè. Lo sai che è veramente bellissimo, è fatto benissimo. Se magari avesse poco più di seno mi vestirebbe meglio, ma in realtà la S mi calza bene, non mi va a largo da nessuna parte. Ma ora vi faccio vedere l'outfit così come l'avevo pensato. Con un blazer diventa subito molto più elegante e molto più raffinato. La cosa bella di questo body però devo dire che la parte dei capezzoli è coperta benissimo, non si intravede veramente nulla, e comunque nel complesso è molto elegante se indossato appunto con una giacca. Ho già detto che ho preso una S, sì, quindi niente. Diciamo anche ad ognuno la sua ossessione, c'è chi ha l'ossessione per le scarpe, per le borse, io adoro i cappotti lunghi, infatti li ho in tantissimi colori, e questo colore mi mancava all'appello. È una sorta di
terra bruciata, ruggine, questi colori così non li so mai definire. Comunque è un marrone caldo, ecco, parliamo, diciamo così. E un consiglio che vi do per i saldi in generale è quello di acquistare dei capi che normalmente costerebbero tanto, tipo i cappotti. Questo cappotto è veramente bellissimo, ha un taglio fantastico, è abbastanza lungo, arriva poco sopra alla caviglia e spesso mi chiedete dei cappotti per le più bassine. Dovete girare prevalentemente nella sezione petite dei vari siti, perché questo qui effettivamente potrebbe risultare un po' lungo. Adoro il taglio semplicissimo, quasi maschile. Di questo anche ho preso una S e lo adoro. Vabbè, che fai? Non lo compri un cappotto giallo lime? Giallo acido? Ovvio che sì, perché può sempre tornare utile in qualsiasi outfit, quando per esempio avete addosso qualcosa di viola. Perché questo colore con il viola ci sta da Dio, quindi immaginatelo con quel maglione viola che ho già, è pazzesco, bellissimo. Questo cappotto già è un pochino più strutturato e devo dire che è anche più pesante, è veramente fatto bene, un materiale molto molto caldo, devo dire, molto caldo, si sente al tatto che è un pochino più scamosciatino, ecco. Le spalline sono strutturate, quindi come vi dicevo è un modello più femminile rispetto a quello precedente. Lo so, è un colore particolare, ma ormai voi lo sapete che siete nel canale di Glow Joint e niente convenzionale qui. Si cerca sempre di uscire fuori dalle righe, sempre. Forse sembra un po' pazza quando dico così. Di questo ho preso una S. Perfetto. Ah, lunghezza. Poco sotto al ginocchio, quindi per le più bassine questo può andare bene. Per questo video è tutto. Con questo bellissimo cappotto io vi saluto, penso proprio che uscirò con questo look ora. Mi metterò un paio di scarpe e vado. Sono seduta a terra, tutto molto professionale, devo dire. Vabbè, ragazzi, capite, mi voglio dire, l'anno è appena iniziato, io sto studiando, sono in sessione di esami, dovete capirmi. Perché sto uscendo di testa. E noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacione grande grande, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, vi voglio bene a tutti, ciao, glow family!